cosa ne pensa della crisi di governo? Qualcuno dovrebbe forse vergognarsi. Tutto qui. Cioè, capisco, ma insomma, probabilmente sono interessi tali che non vengono portati a conoscenza del popolo, cioè, per carità, poi le opinioni vanno rispettate. E una presa di posizione in parte comprensibile, il rimpasto, lì non posso dare torto al signor Renzi o suo partito, che rimescolare le carte non è che spostando questo da una parte si risolveva la crisi, quindi probabilmente era Conte forse avrebbe dovuto dimettersi prima. Forse. Fa il tifo per Draghi o preferirebbe andare al voto? Al momento, per mio, insomma, meglio Draghi per una questione di tempistica, non per altro. Cioè, oggi come oggi le elezioni, cioè, si corre il rischio di perdere il finanziamento europeo, insomma, adesso per carità io non faccio il politico di professione, quindi però da quell'informazione che ho, a parer mio, se riusciamo a mettere una pezza con Draghi, bene, e speriamo. Cioè, sicuramente la persona, anche se vengono rievocati JP Morgan, comunque è una persona di notevoli capacità, poi sa un po' il birbantello, insomma. Cioè, comunque è una persona di spessore, una persona capace, e speriamo bene. A pensare, penso che speriamo che cambi, se no noi altri ormai siamo arrivati, e se per voi, per noi in qualche maniera ce la facciamo. Fa il tifo per Draghi o preferirebbe andare al voto? Non lo so, adesso vediamo cosa fa Draghi, speriamo che faccia bene, meglio degli altri comunque, speriamo. Guarda che secondo me gli ha messo la persona giusta al posto giusto, perché quei quattro incompetenti che sono lì sarebbe da mandare a casa subito. Sono sicuro, guarda, che Draghi risolve i problemi. Quindi fa il tifo per Draghi? Altro che, in effusse di Draghi, spero che metta dentro delle persone competenti, ma conoscendo un po' la storia di Draghi, senz'altro lo fa. Della crisi del governo? Cosa tu che pensa? Provati, immaginare un governo così, cosa posso ti dire? Non so posto che possa dire che non c'è serietà, dai, di come si sono dimostrati, secondo te ci può essere serietà, non lo so, prima con la destra, poi con la sinistra, poi io con te mai e dopo tutto un insieme, pure di non andare a votare, gli fa del tutto, perché adesso non gli darà neanche l'appoggio a Draghi, pure che casca tutto per andare a votare, perché adesso è l'unico momento, è proprio, che ha una certa popolarità Conte, ora ne approfittano anche su questo. Vabbè. Fa il tifo per Draghi o preferirebbe andare al voto? Ma non è tanto per andare al voto, via, io sarei intanto per quella persona lì, che è una persona che può risolvere i problemi perché li ha già risolti, perché ha una serietà, una professionalità, è una persona che ha un certo valore, sarà 5 spanne superiore a quel governo lì, va bene. Però adesso bisogna vedere, perché lui si deve accerchiare delle forze parlamentari, non può dire quello che passa per la strada, lei è un amico, so che è intelligente, lo prendo, non può, deve fare con il governo, perciò se il governo non le dà l'appoggio, anche lui cosa può fare? Si va a casa e si va a votare. Tutto lì. Grazie. Però io sarei per un governo allargato con tutte le forze, perché è un momento così particolare che tutti quanti abbiano la sua responsabilità con persone che sappia, insomma, ecco. Perché tutto sommava che Renzi ha fatto un'operazione che sarà quel che sarà, ma se non c'era lui, se tenevi il nostro governo, chi saresti? Non dà carità? Fa il tifo per Draghi o preferirebbe andare al voto? Ma in questo momento no. Draghi è la persona giusta al posto giusto. Speriamo che la gente capisca, perché in questo periodo dove gli ospedali sono pieni, la gente non lavora, eccetera, eccetera, fare una crisi di governo è sbagliatissima. Sbagliatissima. E Renzi ha sbagliato.
secondo me si è sbagliato, insomma. Perché proprio in questo momento non si doveva fare la crisi, a parte il fatto che abbiamo un governo che fa ridere, però insomma c'è un governo insomma. Sono contento da una parte che gli scappati di casa, come dico io, siano fuori dal Parlamento, cioè non dal Parlamento ma dal governo, e che l'incarico che si dà a Draghi penso che sia un incarico alla miglior persona che si possa dare, sinceramente. Tifa per Draghi o preferirebbe andare al voto? Ora come ora diamo la possibilità a Draghi di risolvere un po' di situazioni che sono abbastanza intricate in questo momento. Che è avvenuta in un momento delicatissimo, per cui forse ci vorrà un mago o una persona capace di fare miracoli per portarci fuori da questa situazione. Fa il tifo per Draghi o preferirebbe andare al voto? Draghi è bravissimo, si sta rovinando la reputazione insieme a dei politici molto incapaci. È meglio il voto. Grazie.